Questa è la scatola con cui arriva il prodotto in questione. Ovviamente il prodotto è solo il cinturino per Apple Watch. Vediamo come innanzitutto sia abbastanza elastico, ma non esageratamente. Ha questo strato superiore che è leggermente più, vedete questo tipo di lavorazione, qui si vede bene. E a differenza dei cinturini Apple non va a piegarsi e attaccarsi in questo modo, ma questo cursore serve soltanto a far fermare il tutto qui. Cioè potrebbe forse anche passare un pochino il velcro, come vedete, e sciogliersi completamente, ma diciamo che grazie alla sua elasticità, per un polso medio, abbiamo la possibilità di inserirlo in questo modo. Quindi si allarga, si stringe, vedete, a differenza del cinturino Apple che si va da quel punto, si deve tenere il cursore qui e stringerlo in questo modo. Ok, il velcro funziona abbastanza bene, c'è questo tab per l'apertura. A livello estetico è molto gradevole, anche le cuciture vedete come sono fatte molto bene, anche se forse avrei preferito che fosse ripiegato al contrario, però questa è semplicemente una scelta stilistica. Il colore è molto carino, vedete che ha questo grigio zigrinato con questo azzurro. Il velcro per ora si è comportato molto bene con quel tipo di sistema che vi ho fatto vedere prima. Le cose che non mi sono piaciute, le cose che non mi sono piaciute, l'estetico mi piace molto, a livello di comfort mi piace molto perché comunque è elastico il giusto da non muoversi e non dar fastidio, diciamo, ma non troppo elastico da sfilarsi senza l'apertura. Per quanto riguarda l'apertura è difficile che esca da solo perché si blocca su questo velcro e quindi come vedete non va a sfilarsi completamente, poi magari forzandoci si riesce anche, però comunque non è quello il discorso. La cosa che mi piace meno, avrei preferito il classico sistema Apple, quindi con questa qui che va in questo modo e che il velcro fosse qui, perché è più comodo da indossare. Un'altra cosa che mi è piaciuta meno, anche se questo è in metallo, cosa che mi piace, credo sia in metallo, sì, è cromato, cosa che non si addice perfettamente, anche lo stesso vale per questo, che è una sorta di cromato, ma anche non cromato, diciamo un satinato, non proprio perfettamente opaco, comunque diciamo che è un satinato. L'accoppiamento secondo me dei due materiali non è proprio eccezionale, avrei preferito tutto un satinato. Ora io ho qui una cover, questo per farvi vedere che è comunque compatibile anche con le cover, però comunque il mio Apple Watch sarebbe opaco, quindi secondo me sarebbe stato più adatto opaco. In questo caso non si addice né all'Apple Watch in acciaio che è lucido, né a quello sport che è opaco. Ad ogni modo, come vedete, è compatibile con le cover, il click avviene abbastanza bene, non so se riuscite a sentirlo. Andiamo, quindi si inserisce. Vedete che avviene subito, questo piccolo gioco è normale, ma come vedete, se si posiziona qui, il gioco è veramente minimo. La sgancio e l'aggancio avviene senza incertezze, diciamo, se si riesce a premere il tastino, poi si sgancia, vedete che il cursore è in plastica da un lato, metallo dall'altro come vuole Apple, si va a incastrare e come vedete è abbastanza immediato, non c'ha mai avuto falsi agganci e anche una volta agganciato è bello stabile comunque, anche forzando un pochino. Quindi l'estetica mi piace molto, l'indossaggio preferisco il sistema classico Apple, invece che questo che bisogna intervallare con un pollice questo e poi far coincidere i due velcri, però devo dire che comunque funziona molto bene, non mi sento di dire che non funziona, è semplicemente un sistema diverso. Ad ogni modo, disconnessioni involontarie non le ho avute, io lo monto con la corona al contrario, quindi potete indossarlo così se preferite la parte azzurra verso l'esterno, o così, poi chiaramente girate dalle impostazioni da Digital Crown. Come vedete qui bisogna tenere fisso qui, di modo che non scorra, e a questo punto andiamo a fissare. In questo caso avrete il blu da questa parte, ovviamente in base pure alla comodità di allaccio che preferite. Comunque, questo rimane comunque un pochino aperto, ma difficilmente si slaccerà se non fate un utilizzo particolarmente, diciamo, dinamico del prodotto. Però devo dire, bello, è seriamente molto bello. Come dicevo, preferirei, se avessi dovuto cambiare qualcosa, avrei cambiato questo in opaco, o anche nero opaco, se possibile, o magari offrendo una scelta, e avrei messo il sistema stile Apple, quindi che si inserisce e poi si va a stringere in questo modo. Così facendo tu, con la forza che vai a stringere anche il cinturino, e a regolarlo in automatico.